Ora vediamo quello che abbiamo appena detto poco fa, e cioè che se noi mettiamo la sorgente luminosa nel punto C1, l'immagine si forma nel punto C2. Quindi si forma alla stessa distanza dal centro della lente, cioè una distanza pari a 2 volte la distanza focale. Quindi sorgente a 2F, 2 volte la focale, immagine lo stesso a 2F, cioè distanza pari a 2 volte la focale. Immagine capovolta e delle stesse dimensioni della sorgente. Se per esempio la sorgente è alta mezzo centimetro, anche l'immagine è alta mezzo centimetro. I raggi sono gli stessi di prima, il raggio blu parallelo all'asse ottico passa per il secondo fuoco, il raggio verde passa per il primo fuoco e poi corre parallelo all'asse ottico, il raggio giallo indisturbato passa per il centro della lente. Si incontrano appunto nel punto B', perfettamente simmetrico del punto B. Dunque sorgente nel punto C, immagine nel punto C, qui dovrei scrivere C1, C2, immagine reale e capovolta reale perché si incontrano i raggi veri e non i prolungamenti geometrici all'indietro.